Vi do anche le formazioni titolari, stante anche lo statino che mi ha consegnato la società di casa. Il Chardis Muzzane ha Del Mestre in porta, il numero 2 Nicola Battistin, il numero 3 Edoardo Peressini, il numero 4 Jacopo Grion, il numero 5 Christian Zanon, il numero 6 classe 98 fuori quota Mirko Gregoris, il numero 7 Alessandro Osso Armellino, il numero 8 il classe 97 fuori quota Matteo Piccolotto, il numero 9 il bomber il capitano Filippo Fabbro, il numero 10 Luca Nastri, il numero 11 Antonio Acampola. In panchina con Vittore ci sono il secondo portiere Ponte e poi Rover, Codromaz, Migliorini, Borsetta, Fabroni e Marco Moras al rientro dopo, dopo l'infortunio alla clavicola che abbiamo registrato proprio in diretta TV un paio di mesi fa a inizio campionato. Quindi ben ritrovato, ci fa piacere che Marco Moras sia di nuovo abile e arruolato. Il Tor Viscosa scende in campo con Nicolas Buso tra i pali e Buso è stato considerato il miglior portiere per i nostri 11 del Messaggero Veneto, è stato premiato lunedì scorso alla Dacia Arena Stadio Friuli in occasione della premiazione alla presenza del presidente federale Tavecchio. Il numero 2 Donda, il numero 3 Sain, il numero 4 Candotti che oggi gioca da capitano del Tor Viscosa, il numero 5 Deana che invece è in campo. Me lo davano infortunato ma in campo, il numero 6 Della Rica, il numero 7 Stocco, il numero 8 Romanelli, il numero 9 Verrillo, il numero 10 Marangone, il numero 11 Cucciardi. Con il mister Zamaro in panchina ci sono il secondo portiere Clocchiatti e poi Peloi, Colavetta, Puddu, Godeas, Lionetti e Dubiel. È iniziata da qualche istante la partita, allo stadio Della Rica non entra più anche uno spillo, pieno zeppo sulle tribune l'impianto carlinese e ci fa piacere perché questa è una partita spettacolo, un big match tra due formazioni che nella passata stagione si sono contese praticamente fino all'ultimo turno l'accesso ai playoff, agli spareggi promozione per salire in Serie D. Nella scorsa stagione Tor Viscosa giocava da matricola del campionato, da neopromossa e disputò un campionato importante arrivando alle spalle del Cordenons che vinse quella stagione di eccellenza 2015-2016 guadagnandosi la missione in Serie D. Tor Viscosa poi nei playoff promozione è stato sconfitto dal Legnago nell'andata e ritorno. Era un Tor Viscosa che giocava praticamente a memoria sulle geometrie organizzate dal mister Carpin. Mister Carpin che è durato lo spazio di 12 giornate in questa stagione, sostituito da Zamaro. Tor Viscosa che, come dicevamo, dopo il successo a tricesimo nella giornata di campionato, nell'ultima giornata di campionato, è riuscito a rimettersi in sesto in classifica, spostandosi per la prima volta nella parte sinistra della graduatoria e oggi ha l'opportunità di fare ancora un passo avanti in Coppa. Deve però guardarsi dalle ambizioni del Chardis Muzzane che sta dominando letteralmente il campionato di eccellenza, forte anche di 7 punti di vantaggio sulle inseguitrici che sono il Fontana Fredda e la eccellente Gemonese di questo periodo. Gemonese che a proposito sta per cominciare, inizia alle ore 15, la sua semifinale, l'altra semifinale di Coppa, a Santa Croce contro il Vesna che della Coppa Italia Trofeo Diego Meroi è campione in carica avendo vinto nella passata finalissima giocata a Manzano sempre in diretta su Udinese TV, vinto la Coppa Italia Trofeo Meroi 2015-2016 battendo in finale con una goleada e un super Davizzolia battendo il Flaibano di Marco Rossi al primo affondo. Il Chardis Muzzane passa in vantaggio su cross, su calcio d'angolo, il gol di Acampola indisturbato ha battuto a rete. Complimenti, io stavo citando qualche nota di cronaca anche perché credevo che la partita dovesse ancora prendere slancio, ma sul primo vero affondo, calcio d'angolo, Antonio Acampola porta in vantaggio il Chardis Muzzane. Quindi al terzo minuto, Chardis Muzzane 1, Tor Viscosa 0. E stavo parlando delle ambizioni del Tor Viscosa, del Chardis Muzzane. Ebbene, se il buongiorno si vede dal mattino,
anche in Coppa Italia la società del presidente Zanutta può sognare il rilancio di Del Mestre direttamente nella zona di Fabbro. C'è Di Spozzane che mantiene il possesso della palla. Ancora pericolosi gli avanti carlinesi, poi Nastri spedisce un destro sopra la traversa della porta difesa da Nicolas Buso. Prova a costruire il Tor Viscosa, Deana in non perfette condizioni fisiche, lancio del centrale difensivo di Zamalo. Deana, che è stato inserito nella lista dei nostri 11 del Messaggero Veneto, premiato lunedì scorso per l'eccellenza stagione che Simone Deana ha disputato nella passata stagione vestendo la maglia della Manzanese. Un Deana che è uno degli acquisti più importanti del presidente Midolini, del direttore sportivo Stella in questa stagione. Forma con Candotti una coppia di centrali difensivi di assoluto affidamento. Il Tor Viscosa in questo avvio di stagione è mancato soprattutto a livello realizzativo, a livello di conclusioni, pochi gol segnati da una squadra che ha potenziale per essere protagonista di una classifica ben più importante. Vedremo se con il mister Zamaro i tozuinesi sapranno sfruttare adeguatamente il proprio potenziale. Avanza Candotti, suo lancio verso Verrillo, intercetta il pallone Romanelli, ancora cercato Verrillo ma spassa via Peressini. Nastri ribadisce in avanti, Osso Armellino prova a controllare un pallone, guadagna la rimessa laterale. Siamo al sesto minuto del primo tempo. Ciadis Munzane ha già rotto il ghiaccio, passando in vantaggio con un preciso colpo di testa di Antonio Campo da intappin. Insiste ancora la formazione padrona di casa, lancia sulla destra sempre per la Campola, cross al centro smorzato da Sain, arriva innocuo dalle parti di Buso che spedisce il pallone a caccia di Verrillo, lo anticipa Zanon. Sale il Tor Viscosa, Sain per la rimessa laterale, anche Sain è nella squadra dei nostri 11 del Messaggero Veneto. Giocava l'anno scorso con il Lumignaco, difensore triestino. Difensore ma con spiccate attitudini offensive, riesce a coprire tutta la fascia di sinistra. Sain, numero 3 del Tor Viscosa. Candotti. Scende Della Ricca per l'impostazione. Chiama in causa anche i centrali difensivi, spesso e volentieri Candotti e Deana partecipano alla costruzione della manovra, almeno in fase di partenza. Un Ciardi Smuzzane che protegge la propria area, tutto dietro la linea della palla, l'11 di Vittore. Non ci sono tanti spazi per il Tor Viscosa, ne approfitta ancora la squadra di casa con un break favorito dal recupero di Nastri, che poi detta il passaggio a Fabbro. Troppo lungo, ma Nastri è ancora in possesso di palla, nel cuore dell'area. Non c'è luce davanti a lui, si salva il Tor Viscosa, però ancora Grion è aggressivo sui portatori di palla tozuinesi. Osso Armellino, c'è un contatto, subisce il fallo da parte di Stocco. Tor Viscosa un po' ballerino in fase di ripartenza, in fase di impostazione della manovra, ha perso due palloni sanguinosi poco oltre il limite dell'area. È uno schema che porta al cross Battistini, anche se il passaggio in profondità di Osso Armellino è troppo forte. Battistini non riesce a controllare e a battere
a centro aria prima che la palla esca dal campo. Nono minuto del primo tempo, 1-0 tra Chadis Muzzane e Tor Viscosa, gol di Antonio Acampola dopo poco più di due minuti su tapping in fase di calcio d'angolo. Stocco in avanti verso Cucciardi, ma è sempre Zannon che alza un campanile impedendo all'attaccante napoletano del Tor Viscosa di intervenire. La palla è uscita, ci sarà la rimessa con le mani per gli ospiti. Ne approfitta Sain per chiedere ai suoi di far salire il baricentro della squadra di Zamaro. Malangone, Candotti, in pressione a campo da Candotti, deve retrocedere dalle parti di Buso che alza un altro campanile. Buso che con i piedi è certamente uno dei portieri più abili della categoria, se non il migliore proprio nel fondamentale. Anche del Mestre può essere considerato secondo a nessuno, sfruttando anche i suoi trascorsi nel calcio a 5 e nel beach soccer. Decimo del primo tempo. Mi fa piacere che continua ad entrare gente a Carlino, allo stadio Eros della Ricca. Sarà contento anche il presidente Zanutta per l'affluenza e anche per l'interesse che la sua creatura, il Chadis Muzzane, sta generando in tutti gli appassionati che vedono in questa società una realtà importante. Al momento prima in classifica con pista di vantaggio sulle inseguitrici nel campionato di eccellenza e quindi proiettata a caccia della promozione in Serie D, che è sfuggita nelle ultime stagioni nonostante importanti investimenti da parte del club. E quest'anno le cose stanno andando bene, calcio però riserva sorprese, quindi non è il caso di lasciarsi andare a pronostici, soprattutto in questo periodo, prima ancora che il calciomercato invernale termini la sua influenza. A gennaio poi sarà un altro campionato, ma il Chadis Muzzane parte con un vantaggio che in questo momento è già importante, e quindi in bocca al lupo alla squadra di Vittore, che anche in Coppa Italia oggi sta facendo vedere di avere le carte in regola per recitare da protagonista fino alla fine. Tor Viscosa in possesso palla, tipico della formazione torzuinese, il gioco producendo molta mole di gioco. Per il momento però non registriamo alcun tiro verso la specchio della porta difesa da Del Mestre da parte degli ospiti, che perdono palla in questa circostanza. Prova a distendersi il Chadis Muzzane con Nastri che guadagna la rimessa laterale. Siamo al 12°. Tra l'altro siamo in diretta e quindi possiamo darvi anche gli aggiornamenti dagli altri campi. Per esempio in Serie D la Triestina è già passata in vantaggio a Montebelluna, qui c'è un cross al centro spazzato via da Candotti, resta però in pressione, ve lo dico dopo il risultato della Triestina, resta in pressione Chadis Muzzane. Battistin contro Sain, alla meglio difensore, ma nella zona c'è anche Acampola che mantiene il possesso palla per il Chadis Muzzane. Crion butta la palla nel mezzo, interviene Deana, poi ribadisce in avanti Zanon, anticipato Nastri, questi è Gregoris che sta guardando a vista Cucciardi, ancora Gregoris, ribadisce in avanti Candotti, si gioca a palla tamburello più che a calcio in questo frangente dell'incontro. Mette giù la palla della Ricca, prova a ragionare, lancio in profondità verso nessuno perché Cucciardi aveva battezzato la corsia esterna mentre il lancio era sulla corsia centrale. Senza fretta Del Mestre rilancia in avanti dalla parte di Acampola, c'è un contatto a metà campo, protagonista Piccolotto. E poi c'è un fallo subito da Stocco che guadagna la rimessa, sì, il calcio di punizione dalla tre quarti. Fischio del signor Cristin, che arbitro della sezione del Basso Friuli Cervignano, che
è assistito da Tricarico della sezione di Udine e Nigri della sezione di Trieste. Stavo dicendo risultati dagli altri campi: la Triestina è in vantaggio a Montebelluna con un rigore di Serafini, mentre per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione, perché oggi si stanno giocando anche le due semifinali del campionato di promozione che assegna la Coppa Trofeo Aldo Tortul, Prata Pravis Domini contro Porcia e Torre contro Flaibano sono le due semifinali in contemporanea con questa. Ma seguiamo a Campola, in posizione regolare a Campola, salta Buso a Campola, deve solo appoggiare in rete, e la doppietta di Antonio a Campola al quarto d'ora di gioco fa volare il Charlie Smuzzane ed è uscito Buso. Era uscito Buso per cercare di contrastare di piede a Campola il guizzo dell'attaccante in maglia orange, la finta in un quarto d'ora, doppio uppercut del Charlie Smuzzane, 2-0 sul Tor Viscosa, e la partita è già in discesa per la formazione del presidente Zanutta. Un Tor Viscosa che dovrà cercare di reagire a questa situazione. Due gol di Acampola. C'era qualcuno che ventilava una scarsa produttività offensiva da parte di Acampola in questo inizio di stagione. Ebbene, in un quarto d'ora, in una semifinale di Coppa, il giocatore col numero 11 ne ha già segnati due da puro opportunista. Occhio però che c'è Cucciardi, costretto ad uscire dall'area, poi fronteggia la porta, prova un filtrante, pallone sui piedi di Della Ricca, ancora batti e ribatti nel cuore dell'area del Charlie Smuzzane, resta in pressione Tor Viscosa. Donda tocca con la mano Nastri e guadagna al Tor Viscosa un calcio di punizione. Vi dicevo, si stanno giocando anche le semifinali di promozione trofeo Aldo Tortul, in campo Pravis Domini contro Porcia e Torre contro Flaibano. In contemporanea con questa, il Pravis Domini è già in vantaggio sul Porcia per 1-0, segnato Zanutto al tredicesimo, mentre anche il Cordenons sta vincendo sull'Arzignano per 1-0, segnato Baggio al diciottesimo del primo tempo. Calcio di punizione per il Tor Viscosa, tutti dentro l'area di Del Mestre. Scodella un pallone al centro dove non riesce a intervenire Della Ricca, intervento scomposto alla kamikaze, ha colpito, se ho visto male, col ginocchio o qualcosa del genere. Del Mestre poco poteva il taglio di Della Ricca, spegne in gola l'urlo dei tifosi del Tor Viscosa che speravano di poter riaprire le sorti del match. Sain anticipa la Campola, siamo al diciottesimo, a termine di regolamento, essendo una semifinale di Coppa e quindi gara secca, in caso di parità al termine dei regolamentari ci sarebbero i tempi supplementari e poi eventualmente, in caso di ulteriore parità, anche i calci di rigore. Charlie Smuzzane però pare non essere dell'idea di prolungare troppo l'esito di questa partita, già 2-0 dopo 17 minuti e 30 giocati. Altro calcio d'angolo per il Charlie Smuzzane. Pallone scodellato a centro area. A Campola. Protegge la rimessa
il possesso del Chaldins. Cross da campo teso sul primo palo, anticipato, anticipato Piccolotto, poi spassa via Sain, ma resta in pressione il Chaldins Muzzane. Da Grioni in avanti, poi anche Peressini ribadisce, pallone tra i piedi di Fabbro. Fabbro arma la berta di Grion, fa partire un destro dal limite dell'area, palla che arriva direttamente a Marano senza che sia necessario l'intervento di Buso. Siamo al 20° del primo tempo, 2-0 per il Chaldins Muzzane sul Tor Viscosa, semifinale della Coppa Italia di eccellenza, trofeo Diego Meroi. La finalissima si disputerà il giorno della Befana e ovviamente saremo in diretta su Udinese TV. Qui c'era forse un fallo ai danni di Grion, ma Della Ricca è già dall'altra parte, poi fa partire un cross sul quale Battistini colpisce probabilmente con la mano, i giocatori ci danno dentro, Sain, Cucciardi che ha cambiato fronte del gioco, perde palla però ancora Saverio sull'intervento efficace di Grion, poi Fabbro non interviene e l'ottimo intervento di Gregoris favorisce l'intervento, favorisce la presa di Simone Del Mestre. Piccolotto e Della Ricca, poi Fabbro colpo a colpo con Candotti. Zanon anticipa Verrillo in acrobazia. Grion caccia della boccia con Romanelli che permette la rimessa laterale a Sain. Ancora Verrillo, non si concretizza l'1-2 Verrillo-Romanelli, poi Nastri rischia un passaggio all'indietro, Verrillo è aggressivo sulla linea di passaggio, anticipa i centrocampisti del Chaldins Muzzane, nella circostanza era Battistini nella zona delle operazioni, commette fallo il numero 2, calcio di punizione per il Tor Viscosa. E lì direi un buon punto per le stoccate di Cucciardi, Marangone e Romanelli, direi. C'è sicuramente Marangone sul punto di battuta, c'è Cucciardi anche, c'è anche Romanelli. Sarà o Cucciardi col sinistro o Marangone col destro, occhio e croce. È rimasto solo Candotti a protezione della metà campo difensiva del Tor Viscosa. Anche Romanelli propositivo in fase di battuta. Non credo che Del Mestre veda facilmente la palla da quella circostanza, anche perché ha messo 5 uomini in barriera, c'è anche Verrillo a disturbare la visuale. Batte invece Marangone che la piazza sopra la traversa, controlla Del Mestre, ma la palla è di qualche centimetro troppo alta, si riprenderà con la rimessa da fondo campo, il rinvio da fondo campo ad opera del portiere del Chaldins Muzzane. Siamo alla metà del primo tempo, andiamo a vedere anche gli aggiornamenti dagli altri campi. Il Torre è passato in vantaggio sul Flaibano, gol di Rossi al 23° e quindi Torre 1, Flaibano 0, così come è 1-0 la partita di promozione tra Pravisdomini e Procia, segnato per i Pravisdomini Zanuto al 13°. Romanelli colpo a colpo con Stocco, poi a Campola prova a togliere il pallone dai piedi di Marangone. Sain lo anticipa ancora Stocco e poi altra sventagliata in avanti con Fabbro che prova a cogliere impreparata la difesa del Tor Viscosa. Candotti è semplicemente molto attento, preciso di testa, favorisce il recupero di Buso. Alto lancio in avanti, Cucciardi, c'è Verrillo sulla verticale ma Cucciardi era in posizione di fuori gioco di rientro,
palla persa per il Tor Viscosa. Siamo al 24esimo. Vi ricordo alle 18 il collegamento con Mantova per la Serie A2 di pallacanestro, la trasferta della GSA A più Udine sul parquet della Dinamica Generale Mantova, allenata dal tecnico udinese Alberto Martellossi. Ci sarà Massimo Fontanini al microfono per raccontarvi la partita dei bianconeri del coach Lino Lardo. Posizione di fuorigioco anche per Pippo Fabbro, calcio di punizione per il Tor Viscosa. Poi ovviamente vi rinnovo l'appuntamento per domenica alle ore 18 con Sport Life, si parlerà di calcio dilettante ovviamente. Poi questa domenica, oltre alla pallacanestro, avremo modo di seguire pure il ciclocross con il trofeo Città di Gorizia, trofeo internazionale Città di Gorizia, che sabato al Parco della Piuma rappresenterà una sorta di mecca per tutti gli appassionati delle ruote grasse. È un Chardin Smuzzane che sta giocando in maniera eccellente, adesso forte del vantaggio, del doppio vantaggio, la squadra di casa approfitta della disattenzione del Tor Viscosa a centrocampo, soprattutto provando ripartenza in serie. Tor Viscosa spinge, spinge, produce, produce, ma finalizza poco, e in questo caso Verrillo nulla può per cercare di controllare un pallone troppo lungo. Ci sta anche che l'11 di casa voglia abbassare un po' il ritmo del gioco. Inutile spendere troppe energie dovendo gestire due gol di vantaggio. Si può certamente approfittare di qualche ripartenza fondamentale nel cui il Chardin Smuzzane appare efficace questo pomeriggio allo stadio Eros della Ricca nella semifinale di Coppa contro il Tor Viscosa. Intanto tra qualche istante inizierà anche l'altra semifinale a Santa Croce tra il Vesna di Gigi Carlin, di Gigi Sandrin, campione in carica, e la Gemonese di Pittilino, che è una delle squadre più in forma del momento, reduce da risultati positivi in serie. Osso Armellino di testa anticipa d'onda, la palla è per il Tor Viscosa. Siamo al 28esimo del primo tempo. Candotti alza il campanile, prova a intervenire Nastri. Zanon di testa, palla tra i piedi di Osso, poi della Ricca in pressione il Tor Viscosa. Donda lancia in avanti a cercare Verrillo, ma troppo isolato il bomber ex Chions. Cucciardi ci riprova sulla sinistra il Tor Viscosa. Cucciardi prova a infilarsi, cerca anche un impallo favorevole, ma pallone è per Osso Armellino, di tecnica fa proseguire Nastri e Nastri commette fallo in attacco ai danni di Radames Donda, e quindi calcio di punizione per il Tor Viscosa alla mezz'ora di gioco, 2-0 per i padroni di casa.
scenetta particolare ce l'ha. No, ne parliamo dopo, perché c'è Cucciari con il pallone tra i piedi, subisce un fallo da parte di Griot. Sempre pressione il Torviscosa, ma Cucciari non riesce a controllare. Dicevamo prima, scenetta particolare, c'è la Osso Armellino fermo disteso per terra, si pensava dovesse ricorrere alle cure mediche, poi nel momento in cui l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione e il Torviscosa ha battuto il calcio di punizione, Osso si è alzato. Sain, un controllo pregevole con il sinistro, poi è anticipato Verrillo, resta comunque in possesso palla la formazione di Zamaro, sempre il laterale con il numero 3 Simone Sain in caricato delle rimesse con le mani. Cucciardi in pressione su Battistin, Battistin rilancia in avanti dalle parti di Acampola che aggancia e poi guadagna la rimessa laterale. Antonio Acampola, doppietta per lui quest'oggi. Scade anche il minuto numero 30. È iniziata intanto la partita a Santa Croce tra il Vesna di Sandrin e la Gemonese di Pittilino. Cucciardi, occhio a Romanelli, ma il ripiegamento di Nastri favorisce il recupero del possesso da parte del Chandis Buzzane. Osso Armellino in avanti verso Fabbro, anticipato da Deana, poi generoso Piccolotto prova a intervenire, la rimessa laterale sarà per il Torviscosa. Onda Verrillo, buona la triangolazione che mette in moto Stocco sulla destra. Stocco si impegna per tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco senza riuscire nell'intento. Si riprenderà con il rinvio da fondo campo da parte di Simone Del Mestre. Deana di testa, Battistin a Campola, sfugge a Sain, rientra su di lui, a Campola si porta il pallone oltre la linea laterale, rimessa con le mani per il Torviscosa. Marangoni in avanti, Zannon di testa, ancora Della Ricca, a Campola, spizza un pallone in avanti, interviene Candotti, coi piedi, l'ex difensore di Tamai e Triestina, in avanti a cercare Verrillo, sbagliato il suo passaggio, ma Cucciardi sradica il pallone dai piedi di un Gregoris, un po' troppo lezioso in questa circostanza, buon per il Chandis Buzzane, che il passaggio in avanti si spegne oltre la linea di fondo. Zanon sta catechizzando Gregoris, gli sta dicendo evitiamo questi dribbling inutili al limite dell'area, pericolosi, soprattutto quando nei pressi c'è il dinamismo e la velocità di Cucciardi e l'opportunismo e la tecnica di Verrillo. A campo dal cross, troppo lungo per le possibilità di intervento di Fabbro. E poi Verrillo, sempre contro Gregoris, che adesso bada al sodo, mette il pallone in fallo laterale e anticipa l'attaccante con il numero 9 in maglia blu. Sale Donda per la rimessa laterale, siamo al 34esimo del primo tempo. Verrillo
offre la sponda ad Onda, che poi rilancia in avanti verso Stocco. Questo è fallo in attacco del numero 7 del Trosuinese. Non c'è animosità sul terreno di gioco. Salirà Del Mestre per il la battuta del calcio di punizione. Fabbro in qualche modo interviene, ma Saine la finta pregevole. Poi non è altrettanto pregevole e efficace il suo lancio in avanti verso Cucciardi. C'è sempre superiorità numerica dei difensori del Cernismuzzane sugli attaccanti del Tor Viscosa, e questo impedisce a Verrillo e Cucciardi di essere pericolosi fino in fondo, costantemente raddoppiati i due attaccanti di Zamaro. Eccolo Cucciardi che arretra fin nel cerchio del centrocampo per cercare palloni giocabili. Donda cavalca sulla destra, cross raso terra al centro sul quale interviene Gregoris coi tempi giusti. Poi Fabbro, Black, Charlins, Muzzani, allunga Fabbro verso Osso Armellino, che si è spostato da quest'altra parte sulla corsia di destra sotto la tribuna dello stadio Eros della Ricca, con Acampola che è andato a occupare lo spot di attaccante di sinistra. Aggiornamenti dagli altri campi. A Pravis Domini ha pareggiato il Porcia con Fabbro, e quindi è Pravis Domini 1 Fabbro e Porcia 1, gol di Fabbro. Osso spizza in avanti il pallone per Piccolotto, poi Verrillo non aggancia e Zanon evita ogni guaio mettendo il pallone tra i piedi di Del Mestre, che poco manca metta in moto Romanelli. E poi lancio verso Acampola in vantaggio su Donda, taglia dal lato debole Armellino che va a occupare occupare il centro dell'area. Il cross raso terra di Acampola è intercettato dai difensori. Resta però in pressione il Charlie Smuzzane. C'è Pelessini, chiama in causa Del Mestre con i piedi. Marangone ancora in avanti, Romanelli, sempre Pelessini aggressivo. Tor Viscosa con Verrillo, Romanelli tiro al volo di controbalzo, poi prova la ribattuta ancora il Tor Viscosa con Romanelli, ma pallone finisce fuori dallo specchio della porta di Del Mestre. Fallo in attacco di Acampola. Poco più di 7 minuti al termine del primo tempo, con il Cernismuzzane agevolmente in vantaggio 2-0. Piccolotto, Osso, Piccolotto, triangolazione, Piccolotto entra nella di rigore, cross raso terra, incrociato, arretrato, forse per favorire Fabbro. La difesa del Tor Viscosa per il momento si salva, ma poi viene abbattuto Battistini dal fallo di Cucciardi. 39esimo del primo tempo, calcio di punizione sulla tre quarti per il Cernismuzzane. Ci sono Grion,
e Osso sul punto di battuta. Poi rimane il numero 7. Direttamente in porta col sinistro, palla che arriva a Malisana e quindi si salva Buso, sempre 2-0, ma siamo al 40° del primo tempo. Donda in avanti a cercare lo spunto veloce di Romanelli, anche Verrillo applaude l'iniziativa del suo compagno, del mestre al rinvio. Candotti anticipa Fabbro, poi Gregoris ribadisce in avanti, Fabbro stop a seguire, il pallone dovrebbe essere per il Charis Buzzane, rinuncia Buso a salvare il calcio d'angolo, dunque tiro dalla bandierina per i padroni di casa quando siamo arrivati al quasi 41° del primo tempo. Il primo palo, Fabbro, forse anche disturbato da un suo compagno, credo sia a occhio e croce a Campola, quello che è là per le terre. Sì, si sono disturbati a vicenda i due attaccanti di Vittore. Poteva essere il gol del 3-0 poco prima dell'intervallo che affossava le speranze del Tor Viscosa, non che sul 2-0 Charles Musane possa effettivamente soffrire più di tanto, a meno di un improvviso calo. Però mi odieranno i tifosi del Charles Musane questa circostanza, ma mi ricordo settimana scorsa la squadra di Vittore andare avanti 4-0 a Lignano, salvo poi subire la rimonta parziale dei padroni di casa, finita 3-4 la partita con un finale scoppiettante del cambolesco. Donda, altra rimessa laterale per il Tor Viscosa che avanza in stile rugbistico, mischia dopo mischia, ma non riesce a finalizzare. Cross raso terra, la deviazione di Nastri, vale il calcio d'angolo per l'11 di Zamaro. Occhio a Tor Viscosa, Verrillo al cuore dell'area, Vazzanon spedisce la palla fuori dall'area, Sain. Alto calcio d'angolo da quest'altra parte per il Tor Viscosa, che adesso attacca quasi a pieno organico a caccia del gol che potrebbe riaprire la contesa. Cosa al centro, Fabbro dà una mano in copertura. Mentre c'è un problema per Battistini, senza la I finale, Battistini. Ma c'è un cambio per il Tor Viscosa invece, esce Della Ricca e Zamaro manda in campo il numero 16 Godeas, e quindi è evidente l'obiettivo del mister tolzuinese di dare un po' più di fantasia all'attacco del Tor Viscosa spostando Godeas in avanti. È una gara secca, bisogna pensare alla partita successiva né alla gara di ritorno, chi vince oggi passa. Si è ripreso comunque Battistin, quindi sempre 11 contro 11. Fabbro contro Candotti, un duello rosticano esaltante da qualsiasi angolazione lo si guardi, alla meglio il bomber carlinese
che guadagna il fallo. Manca però un minuto o poco più al termine del primo tempo. A Campola. Pedersini. Cross al centro, ribattuto da Deana. Poi Candotti spedisce la palla lontana da Buso e Sain impedisce a Fabbro di entrare in possesso di palla, ma c'è la rimessa laterale per il Cialisbuzzane. Osso al centro, nessuno pronto a ribadire in tapping. Fabbro aveva tagliato sul primo palo. Osso ha passato un pallone a memoria, non era male l'idea. 30 secondi al termine del primo tempo, sempre 2-0 per il Cialisbuzzane, partita che si è ravvivata nel finale con iniziative da una parte e dall'altra. Campola lotta contro Donda, che guadagna la rimessa laterale. Deana, Sain, c'è Cucciardi che scatta in avanti, ma il pallone è per Godeas. Cucciardi, Godeas, subito nel vivo dell'azione il fantasista tozzuinese. Verrillo, Cucciardi, una buona combinazione del Tor Viscosa. Sain anticipa Fabbro. Donda in avanti, poi Marangone, in affanno il Cialisbuzzane, Piccolotto che svirgola la boccia regalando la rimessa laterale agli ospiti. Siamo nel minuto di recupero. Sain, io darò la linea a Giancarlo in regia in galleria antivari proprio al duplice fischio fine primo tempo da parte del signor Cristin. Osso, osso di tecnica, fa ballare il centrocampo del Tor Viscosa. Poi Battistin sbaglia il lancio in avanti e duplice fischio del signor Cristin che chiama la fine del primo tempo allo stadio Eros della Ricca di Carlino. Il Cialisbuzzane sta vincendo per 2-0 sul Tor Viscosa nella semifinale del trofeo Diego Meroi, Coppa Italia di eccellenza. Linea alla regia, ci risentiamo tra qualche minuto dopo gli spot pubblicitari. Una rapida occhiata alle formazioni. Cialisbuzzane in campo con Del Mestre tra i pali e poi Battistin, Peressini, Grion, Zanon, Gregoris, Osso, Armellino, Piccolotto, Fabbro, Nastri e Acampola. Il Tor Viscosa invece in campo con Buso, Donda, Sain, Candotti, Deana, Stocco, Romanelli, Verrillo, Marangone, Cucciardi e Godeas. Ma c'è una sostituzione anche a inizio secondo tempo per il mister Zamaro del Tor Viscosa, che dunque c'è Godeas. No, allora inizia il secondo tempo, l'unica sostituzione da parte di Zamaro è stato Godeas al posto di Della Ricca attorno al 40° del primo tempo, già sul punteggio di 2-0. Poi adesso il pubblico di Carlino recupera le proprie posizioni sulle tribune, più di qualcuno si è attardato al chiosco. Ho visto importanti quantità di vimbrule distribuite dal chiosco del presidente Zanutta. Mentre c'è un calcio di punizione per il Tor Viscosa, se ne incarica Godeas che scodella un pallone al centro, libera Zanon. Vi ricordo che il Cialisbuzzane gioca da destra verso sinistra con la maglia arancione, il Tor Viscosa con la divisa blu con i setti gialli gioca da sinistra verso destra o nord verso sud, come preferite. Saluto Alberto e ringrazio per la diretta e le immagini qui da Carlino.
un ringraziamento anche a Giancarlo Celant in regia a Udinese TV. Un lungo pomeriggio di sport in diretta in questo giovedì 8 dicembre per la nostra emittente. Dopo Ciardi Smussano e Tor Viscosa ci sarà alle ore 18 anche Dinamica Mantova GSA Udine, tutto rigorosamente live su Udinese TV. Buso coi piedi, manda pallone dalle parti di Cucciardi, anticipato da Battistin. Sain protegge la rimessa laterale, se ne sono già andati 2 minuti nella ripresa. C'è di Smuzzane che forte del vantaggio per 2-0 gestisce i ritmi dell'incontro a piacimento. Tor Viscosa che punta a fare possesso palla, a giocare sempre in maniera propositiva, ma il peccato originale di questo Tor Viscosa quest'anno è non riuscire a essere efficiente in fase realizzativa e quindi sprecato tutto la mole di gioco che gli uomini di Zamaro producono. Era una caratteristica anche della squadra di Carpin fino a qualche settimana fa, fino alla settimana scorsa. Chissà se nel mercato invernale il direttore sportivo Stella e il presidente Midolini faranno arrivare a Tor Viscosa qualche attaccante di rilievo. Poi Ossormellino pericoloso su Buso in pressione, poi Buso non le manda a dire a Deana, gli dice: ma cosa mi fai questo passaggio arretrato, mi metti in difficoltà, spedisci la palla direttamente a San Gervasio e siamo tutti d'accordo. Un saluto anche a Beppi Bazzana che ci sta seguendo dalla sua comodamente dal salotto di casa sua a Casarsa. Però Beppi, tu che sei uomo di fatica e uomo di... soprattutto avvezzo alle basse temperature, dovresti essere qui a fianco a me, a Carlino, a goderti dal vivo questa partita. Ancora Deana anticipa a Campola, pallone tra i piedi di Nastri, subisce fallo da Tergo commesso da Stocco e quindi calcio di punizione per il Ciardi Smuzzane. Siamo al quarto del quasi quinto del secondo tempo, non ci sono aggiornamenti dagli altri campi. Vi ricordo che si sta giocando anche Vesna Gemonese, l'altra semifinale di questa Coppa Italia di eccellenza. L'ho sbattuto male, poi Nastri manda il pallone in avanti dove non ci sono maglie arancioni pronte ad intervenire. Rimessa laterale per il Tor Viscosa. Sain sventagliata in avanti a caccia di Verrillo, poi Marangone non tiene il pallone dentro il rettangolo di gioco. Rimessa laterale per il Ciardi Smuzzane. Il sole sta tramontando e con lui si porta via anche qualche grado di temperatura. Piccolotto Cucciardi molto arretrato, da una mano anche in fase di copertura l'attaccante napoletano. Sain Polizioso viene attaccato da Osso, la finta non trova impreparato Candotti. Da quelle parti non si passa, Candotti, ostacolo insuperabile, uno dei migliori difensori centrali della categoria. Certamente il fatto che abbia militato anche in categorie superiori, in Serie D, con Tamai, con Triestina, fanno di lui uno dei migliori del suo ruolo nell'interpretare il ruolo di difensore centrale. Non a caso è uno dei baluardi difensivi del Tor Viscosa, assieme a Deana, arrivato quest'anno a Tor di Zuino proveniente dalla Manzanese. A Campola c'è Donda a ringhiare su di lui, a Campola guadagna la rimessa laterale. Settimo del secondo tempo, 2-0 Ciardi Smuzzane sul Tor Viscosa.
pallone in area, poi occhio a Fabio che aggancia e spalla alla porta il bomber. Prova di tacco a favorire il sinistro incrociato di Osso Armellino. La classe di Pippo Fabbro, l'astuzia di Osso Armellino non hanno prodotto comunque guai per la porta di Nicolas Buso. Incredibile come Pippo Fabbro riesca a trasformare ogni pallone in una potenziale azione gol, anche questo, spalle alla porta con tre difensori appiccicati alla schiena, il capitano carlinese riuscito a mettere in condizioni Armellino di stoccare a... in porta. Romanelli attaccato da Campola fallosamente, a Campola poi protesta in maniera vivace il signor Cristin, si avvicina alla zona delle operazioni. Già battuto il caso di punizione, Donda, cross sulla testa di Verrillo che prova l'impatto ad incrocio, l'ultimo a toccare è Battistin, quindi rimessa laterale per il Tor Viscosa quando siamo al nono del, quasi nono minuto del secondo tempo. Ha un problema fisico Candotti che si è avvicinato alla linea laterale per garantirsi le cure dello staff sanitario del Tor Viscosa. Un po' di proteste da parte dei giocatori Orange. C'è stato anche un cartellino giallo estratto dal signor Cristin. La teoria del il freddo ti mantiene giovane espressa da Beppi Bazzana non mi trova granché d'accordo. Beppi, vieni qua e ne riparliamo. Calcio di punizione per il Tor Viscosa, direttamente in porta Del Mestre, deve intervenire con i pugni sul primo palo, velenosa la punizione di Godeas con la calcio d'angolo per il Tor Viscosa. Ancora Federico Godia sul primo palo, Romanelli prova a girarla di testa però non aveva l'angolo giusto, infatti si lamenta un po' con Godias. Nema problema per Simone Del Mestre che si aggiunge al rinvio da fondo campo. Attenzione in Serie D, il Cordenons che sta vincendo 1-0 con l'Arzignano è però rimasto in 10 per l'espulsione a inizio secondo tempo di Tacoli, quindi partita in salita per il Cordenons, seppur col gol di vantaggio a rendere le cose un po' più semplici all'11 di Mister Mian. Qui c'è un calcio di punizione per il Chadis Muzzane, se ne incarica Grione, palla tagliata, Buso blocca con sicurezza, poi spedisce il pallone in avanti, c'è un fischio del signor Cristin per lo scontro tra Verrillo e Peressin, nel quale il giocatore con il numero 3 del Chadis Muzzane è finito per le terre. Calcio di punizione, se ne incarica Gregoris, subito verso Fabbro, anticipato da Deana. Battuta di stocco
pallone leggermente, anzi più che, altro che leggermente, pallone molto svirgolato. Siamo al dodicesimo adesso del secondo tempo, c'è un cambio per il Tor Viscosa che manda sul terreno di gioco numero 14 Colavetta. Codromaz è 14 del Canino Muzzane. Colavetta in campo al posto di Candotti, che evidentemente non riesce a proseguire l'incontro. Quindi Candotti lascia, prestazione positiva nel complesso, anche se soprattutto il secondo gol di Acampora è arrivato nella sua zona di competenza. Anche se poi il capitano tozzuinese ha disputato una prestazione senza fronzoli e con grande efficacia, anticipando sempre comunque Pippo Fabbro. Colavetta dalla panchina come difensore centrale è una garanzia per Zamaro, e quindi certamente il Tor Viscosa ha a disposizione anche dei rilievi di grande impatto. Osso avanza per la piede, si accentra, incrocia su Acampola, sale a sinistra Peressini, pallone tra i piedi di Nastri, ancora Peressini, prova l'affondo sulla sinistra, trova davanti a sé Stocco che lo abbatte. Calcio di punizione per il Cerdis Muzzane sulla tre quarti. Aggiornamenti dagli altri campi intanto, ma prima seguiamo il calcio di punizione di Acampola. Sfiora Piccolotto, Buso devia il pallone in calcio d'angolo, punizione pericolosissima da parte di Acampola. Allora attenzione, perché a Cordenons è stato espulso anche il mister Mian, ma il Cordenons ha raddoppiato con Zolia, 2-0 Cordenons Arzignano. Quindi il neo arrivato David Zolia subito protagonista con il Cordenons. Zolia, ex Vesna, mette l'attenzione, palla in qualche modo danza pericolosamente davanti a Buso, era anche uscita dal campo, c'è stato un fallo in attacco, quindi un fallo di confusione fischiato dal signore Cristin. Vi dicevo, Cordenons 2 Arzignano 0, secondo gol del Cordenons ad opera di Zolia, neo acquisto dei cordenonesi. Uso con i piedi, sbaglia uno dei rari errori del portiere tozzuinese con i piedi. Rec Tor Viscosa con la vetta, Godeas, Verrillo ha un impallo favorevole, no, la palla è per il Cerdis Muzzane. Peressini voleva spedire il pallone dalle parti di Pippo Fabbro, pallone che è uscito dal campo. Godeas, Romanelli, c'è Donda sulla sua verticale, Romanelli invece preferisce gestire il pallone, attaccato da Acampola. La rimessa è sempre per il Tor Viscosa, dove siamo arrivati al 17° del secondo tempo. Altro break carlinese, fallo su Filippo Fabbro.
Attenzione a Santa Croce, il Nardi ha portato in vantaggio la Gemonese alla fine del primo tempo, quindi è Vesna 0, Gemonese 1, gol di Nardi al 44esimo. Calcio di punizione per il Charlins, Zannon ribadisce a centro aria, esce Buso e poi rilancia dalle parti di Cucciardi, ma è pronto Gregoris al rinvio. Si sta giocando anche in promozione il recupero del girone A tra Rivignano e Camino, il derby tra Rivignano e Camino. Sono all'intervallo sul punteggio di 1-1, ha segnato il Caminese Salvadori e poi il Rivignanese della Siega. 1-1 Rivignano Camino al fine primo tempo. Godeas fa partire un sinistro che colpisce Verrillo e poi ribadisce a rete Antonio Cucciardi, no, Saverio Cucciardi. E Torviscosa riduce le distanze. Gol, una rasoiata di esterno sinistro da parte di Cucciardi. Al 18esimo del secondo tempo, Charlie Smussane 2, Torviscosa 1, gol di Cucciardi su ribattuta. Quindi Torviscosa in pressione, si è garantito almeno il dimezzamento dello svantaggio. Adesso vediamo se la formazione del mister Zamaro riesce a insistere. Charlie Smuzzane non è nuovo a questi cali di tensione, anche se credo che questo gol di Cucciardi non sia figlio del calo di tensione del Charlie Smuzzane, quanto piuttosto della pervicacia e della insistenza degli ospiti nell'andare, nel produrre gioco. Godias perde malamente palla sull'attacco di Acampola, anzi è attacco di Grion, subisce fallo, ammonizione per Federico Godias. Fallo tattico da parte del fantasista tolzuinese. Battistin. In avanti verso Osso Armellino. C'è Colavetta dietro di lui. Osso Armellino, la tecnica, il palleggio. Colavetta non si fa sorprendere. Fallo di Osso Armellino. Torviscosa, poco alla volta, sta rimettendo in carreggiata la partita. A Cordenons ha dimezzato lo svantaggio l'Arzignano, Cordenons 2, Arzignano 1. Verrillo prova a fare viaggiare Stocco, ma c'è Peressini a frenare l'azione. Poi a campo da perde palla, Donda, Deana, Sain. In avanti verso Godias, c'è sempre Grion nella zona delle operazioni, bravo, recupera Osso, Piccolotto. Osso. Perde la palla il numero 7 del Charlie Smuzzane. Sain e Colavetta fraseggiano. Palla persa abbastanza malamente da parte del Torviscosa. Siamo alla metà del secondo tempo,
Fabbro al limite dell'area, arretra per mantenere il possesso della palla, poi Battistin, Osso, Fabbro anticipato da Malangone, resta in pressione Cianis Mussane. Pellessini, c'è Acampola lì sulla verticale, questi è Nastri, Piccolotto, sbaglia il palleggio numero 8 del Cianis Mussane, ma c'è il fallo subito da parte di Pellessini e calcio di punizione per il Cianis Mussane, posizione centrale dai 25 metri abbondanti, quasi 30. Sul pallone Fabbro, Grion e Osso. Fabbro col destro, Osso col sinistro. Vediamo chi dei due. La posizione centrale proverà a fermare alla difesa del Tor Viscosa. Buso non vede partire il pallone, non ha visuale. Ci sono anche due giocatori del Cianis Mussane a disturbare la barriera. Fabbro sul palo opposto, tiro debole, para agevolmente Buso. Intanto è finito il primo tempo a Santa Croce con la Gemonese avanti 1-0, gol di Nardi al 44esimo. Altra sgroppata di Fabbro, è in anticipo con la vetta che di testa chiama all'intervento Nicolas Buso. Deana in avanti, poi sbaglia Gregoris ma ci mette una pezza Zanon, deviando pallone di testa verso Del Mestre. Ancora Deana anticipare Fabbro, Godias mette giù la boccia, in velocità il duello con Gregoris, quest'ultimo mette il pallone in fallo laterale, sale Tor Viscosa anche se non a pieno organico perché restano in attacco Osso Armellino e Pippo Fabbro per un 2 contro 3. Pallone a centro area, si alza la bandierina dell'assistente del signor Cristin per una posizione irregolare di Verrillo. Zamano chiama il terzo cambio, esce proprio Verrillo. Al suo posto il numero 15 Puddu. Sì. Quindi esce un attaccante, entra un attaccante, seppur con caratteristiche diverse, quelle di Puddu rispetto a Verrillo. Siamo quasi al 26esimo del secondo tempo. Quindi sarà Puddu a giocare da attaccante centrale nel Tor Viscosa. Con la vetta Cucciardi di tacco prova a mettere in moto Godeas ma chiude la difesa di Cianis Mussane e c'è il fallo in attacco da parte di Acampola, autore dei due gol degli Orange di casa nel primo tempo, nel primo quarto d'ora di gioco. Romanelli, Sain, avanza il Tor Viscosa con Godias, non c'è fallo ravvisato dal signor Cristin, infatti protesta un po' il Tor Viscosa. Romanelli in avanti, Puddu subito pericoloso, c'è una deviazione da parte di Gregoris e quindi il calcio d'angolo per il Tor Viscosa. Mentre attenzione che il signor Cristin si avvicina alla panchina di Pino Vittore, il mister ha in maniche di camicia, beato lui.
calcio d'angolo battuto da Godeas, pallone che danza pericolosamente davanti a Del Mestre. L'ultimo tiro credo sia di Deana sulla battuta del numero 6, c'è stato un contatto, i giocatori del Tor Viscosa fanno capannello attorno all'arbitro che ha concesso semplicemente il calcio d'angolo e ha ammonito anche Puddu, reo evidentemente di aver detto qualcosa di sgradito al fischietto della bassa friulana. Altro cross, palla è finita in rete ma l'arbitro non aveva ancora concesso il diritto alla battuta. Anche perché stava annotando il nome di Puddu nel registro degli ammoniti sul cartellino giallo. Alto calcio d'angolo. C'è da sistemare evidentemente la zolla di terra lì su nei pressi della bandierina perché il pallone non sta fermo a causa di una pendenza eccessiva. Alto cross sul primo palo, svetta Zanon che spedisce il pallone in avanti. Bravo Osso Almellino a fare il massimo in quella circostanza, vale a dire subire d'esperienza il fallo di Marangone che consente al Chadis Muzzane di respirare e far salire la squadra, alzare il baricentro e battere il calcio di punizione con Del Mestre. Quando siamo ormai quasi alla mezz'ora di gioco del secondo tempo, sempre 2-1 per il Chadis Muzzane sul Tor Viscosa nella semifinale secca del campionato di eccellenza trofeo Diego Meroi 2016-2017. A Cordenons ha pareggiato l'Arzignano con Bernasconi 2-2 dopo il 2-0 dei padroni di casa, un Cordenons che è in 10 e anche senza il mister Mian che è stato espulso all'inizio del secondo tempo. Cordenons in 10 per espulsione di Tacoli, mentre il Tamai sta perdendo per 1-0 Vediamo se riusciamo a darvi anche l'autore del gol subito dal Tamai. Sta perdendo per 1-0 a Verona sul campo della Virtus Recomp. No, non abbiamo il marcatore veronese. Ma comunque, Virtus Recomp 1, Tamai 0. Siamo alla metà del secondo tempo. E qui siamo praticamente alla mezz'ora di gioco con il Charlie Smuzzane che torna a premere. Osso Almellino con calma serafica si spiazza dalle parti della bandierina del calcio d'angolo per il tiro dal corner. La butta sul primo palo, solito taglio di Piccolotto, poi Cucciardi prolunga il pallone dalle parti di Stocco e poi un fallo subito dal Tor Viscosa che induce il signor Cristina a chiamare un calcio di punizione per gli ospiti, battuto velocemente da Marangone. Cucciardi, c'è Godeas accanto a lui, eccolo servito il fantasista torusinese. Godeas avanza, palla al piede, infiltrante verso Stocco ma capisce tutto Battistin e rilancia su Fabbro anticipato da Deana. Con i piedi Buso verso Deana, poi Marangone, ancora Buso coi piedi, Romanelli caricato da Acampola che chiede scusa, Cucciardi, Sain, troppo lungo il passaggio di Cucciardi ma Sain è bravo perché mantiene comunque il diritto alla rimessa laterale.
C'è un cambio per Charlie Smussane. Esce il numero 7 Osso Armellino, in campo il numero 16 Andrea Bossetta. Cambio classico di Vittore nel secondo tempo, applaudito Osso Armellino, sempre pericoloso. In campo Borsetta, che di solito è sempre molto pericoloso quando può entrare dalla panchina. Mancano 13 minuti più recupero al termine della partita. E il cross arriva direttamente in braccio a Simone Del Mestre, che va all'invio cercando immediatamente il neo entrato. Occhio a Fabbro, ma Deana rinviene in fase difensiva per battere di testa a favore di Buso. A Campola contro Donda, a Campola tiene il pallone dentro il tratto di gioco, poi punta Deana, a Campola costretto a allargarsi. C'è un fallo subito dall'attaccante carlinese. Terzo gol del Cordenons, con Baruzzini, un Cordenons in 10, eroico contro l'Arzignano. Cordenons 3, Arzignano 2. Qui calcio di punizione per Cianis Muzzane sul primo palo, non controlla a campo. Da poi Piccolotto prova Grion prova la battuta a rete, palla fuori dallo specchio della porta. Ottimo lavoro di Battistin sulla fascia. Godias contro Borsetta, tiene il possesso palla Godias, poi lancia in avanti su Cucciardi, che prova a favorire il taglio di Puddu. Marangona in pressione, Sain non controlla, è sempre positivo Battistin, che trasforma la fase difensiva in ripartenza. Subisce fallo il numero 2, autore di una partita fino a questo punto gagliarda. Siamo al 35esimo, 10 al termine più recupero di questa semifinale. Charlie Smussane in vantaggio per 2-0 dopo un quarto d'ora nel primo tempo. Secondo tempo ha segnato Cucciardi, un bel gol, ma per il momento si ferma lì la reazione del Torviscosa. Poi Borsetta stava per regalarci uno dei suoi gol tipici. Tiro di controbalzo dal limite dell'area con pallonetto a scavalcare Buso, pallone solo di poco alto sulla traversa del portierone tozzuinese. Buso eletto miglior portiere e quindi titolare nella selezione dei nostri 11 della passata stagione. Buso, che domenica scorsa ha parlato un rigore a Ostolidi nella partita vinta dal Torviscosa a Tricesimo. Campo Fabbro di tacco proprio verso Borsetta, spazza via il pallone Deana, ma resta in pressione il Torviscosa. Siccome siamo in diretta, siamo in grado di darvi i risultati dagli altri campi. No, però mi è arrivato un messaggio da casa che ci chiede quale sia la temperatura, diciamo abbastanza vicina ai 5 gradi. Fa freddo, se qualcuno volesse saperlo, ma restiamo qui ai nostri posti per raccontarvi gli ultimi minuti di Charlie Smussane e Torviscosa. In campionato vinse Charlie Smussane 2-0. Torviscosa, che oggi pare più risoluto di quella circostanza, ma non è ancora abbastanza per riuscire a espugnare il Della Ricca.
De Anna Fabbro, solito super duello rusticano, molto fisico. Diciamo che Fabbro oggi se l'è vista prima con Candotti, poi con De Anna. Uno spettacolo l'uno contro uno tra l'attaccante capitano il bomber carlinese e i centrali difensivi del Tor Viscosa. C'è Grion sul punto di battuta, lì credo che ci sarà una cross o comunque un passaggio in avanti, non credo una battuta a rete, anche perché siamo a almeno 40 metri o poco meno dalla porta difesa da Buso. Invece Grion vuole probabilmente puntare alla Berta dal limite dell'area, pallone ribattuto dalla barriera, ribadisce ancora Grion verso a Campola, anticipato da Colavetta. Ripartenza Tor Viscosa, si ostacolano Donda e Stocco, c'è comunque il fallo di Accampola che era lì Sornione a disturbare i due giocatori tolzuinesi. Ancora Donda in avanti verso Stocco, capisce tutto Peressini. Nastri, l'esperienza di Nastri costringe il giovane Stocco a commettere un evitabile fallo, calcio di punizione che permette al Chadin Smussane di respirare. 7 più recupero al termine dell'incontro. Adesso Chadin Smussane si sta impegnando anche nel mangiare quanto più tempo sia possibile sul cronometro, indispettendo un po' i tifosi di fede tolzuinese. Fuori gioco di rientro per Puddu. Sain sradica il pallone dai piedi di Piccolotto, ripartenza Tor Viscosa. Godeas centralmente su Marangone, Marangone la finta che disorienta Nastri, Sain avanza sulla sinistra, spezza la manovra tozzuinese Piccolotto sulla sua verticale per Borsetta che è l'ultimo a toccare. Quarantesimo del secondo tempo, altro tentativo per il Tor Viscosa. Cucciardi, ancora palla in avanti, vediamo se abbiamo altri aggiornamenti dagli altri campi. No, e quindi la situazione è sempre uguale. E quindi in promozione Pravisdomini e Pocia sono sull'1-1 e Torre Flaibano sono sull'1-0, mentre Gemonese sta sempre vincendo per 1-0 a Santa Croce sul campo del Vesna, e Rivignano e Camino sono sull'1-1 nel recupero di promozione. Diana coi piedi Buso, poi Cucciardi si libera fallosamente di Battistin. Quarantunesimo, ancora 4 minuti abbondanti più recupero al termine della partita. Io vi ricordo che al termine dell'incontro darò subito la linea alla regia per il proseguio del palinsesto e poi alle 18 collegamento in diretta col Palabam di Mantova, dove la GSA giocherà la partita di campionato di Serie A2 maschile di pallacanestro sul parquet della Dinamica Generale, allenata dal tecnico udinese Alberto Martelossi. Mentre c'è il mister Gianni Tortolo che abbandona l'impianto, che il mister ne ha viste abbastanza per questa gara, mister esonerato dalla guida del CRAS
un mesetto fa. Pudu, Godeas, lancio verso Pudu, batte a rete. Gregoris anticipa anche del Mestre. Tolviscosa, pericolosissimo. Ancora un cross. Fabbro libera di testa. Fabbro è venuto in difesa a dare una mano ai suoi in fase di copertura. Due minuti più, due e mezzo più recupero al termine dell'incontro. Tolviscosa in pressione. Cucciardi. Raddoppiato l'attaccante napoletano in maglia blu e poi la sgroppata di Borsetta che vale calcio di punizione per il Cialis Smuzzane. Nel frattempo ha raddoppiato il Torre sul Flaibano, gol di Martin al 43esimo del secondo tempo. Quindi è Torre 2, Flaibano 0. Calcio di punizione di Battistin, cercare Fabbro, anticipato come al solito da, no, in questo caso è Donda, mentre Deana va a perfezionare il rinvio del Tolviscosa. Zanon in avanti, Donda, un puntalone che decisamente non volta addosso, ma efficace. Pedersini spedisce il pallone in avanti verso Acampola. Piccolotto, paio di dribbling, ma Marangone non si fa buggerare, poi spedisce il pallone in avanti. Ancora Gregoris a salvaguardare la retroguardia del Cialis Smuzzane. Ora manca un minuto al termine, più recupero, ma la partita è ancora vivissima. Vince il contesto Piccolotto e vince il secondo. Arriva con la vetta, fuori tempo, viene ammonito il centrale difensivo di Zamalo. Piccolotto si rialza. Calcio di punizione per il Cialis Smuzzane. 40 secondi al termine. Non ho ancora visto l'indicazione del recupero chiamato dal signore Cristin. Infatti il mister Pino Vittore si sta sbracciando nei confronti dei suoi giocatori dicendo: occhio che è finita, non facciamoci sorprendere in questi ultimi istanti. Lascia tre uomini sulla fase difensiva Vittore, proprio perché non vuole correre rischi. Sono tre minuti di recupero. Indicazione: tre minuti di recupero, si giocherà fino al 48esimo. Fino al 48esimo, lo dico anche per Giancarlo Cellanti in regia, si giocherà fino al 48esimo. Concessi tre minuti di recupero dal signor Cristin. Ancora fallo, attenzione, si scatena un capannello attorno ad Onda, ci sarà un cartellino rosso, espulso Fabbro, espulso Filippo Fabbro, e questo è un rosso diretto perché non mi ricordo di, non ho notato le munizioni precedenti, quindi è rosso diretto. E attenzione perché questo è un cartellino pesante, perché salta, se finisse così la partita, Pippo Fabbro salta la finalissima di Coppa. E infatti è sconsolato il bomber capitano arancione, si mette le mani nei capelli. Espulso Pippo Fabbro per fallo di reazione, credo, su Donda. Quindi Fabbro ancora non ci crede, è già fuori là nella zona degli spogliatori. Sconsolato, disperato Pippo Fabbro salterà la finale
sempre che il Chalice Muzane porti a casa il risultato, anche se manca un minuto e mezzo al termine e ci sarà probabilmente un po' di recupero su recupero vista questa interruzione. Deve segnalare il capitano in campo il Chalice Muzane, lo farà Zanon che era il vice capitano, e quindi espulso Fabbro, disperato il bomber, il capitano Orange. È stato espulso anche un calciatore del Tor Viscosa. È stato espulso anche Cucciardi. No, Cucciardi in campo. È stato espulso anche un giocatore del Tor Viscosa però, per quindi doppia espulsione, veleno sulla coda di questa partita. Poi Nastri va giù col gomito alto verso Deana. Partita, ormai siamo a tempo scaduto e anche a recupero scaduto. Deana ha preso un colpo sulla faccia, si rialza. Calcio di punizione a disposizione di Godias, ultimissima opportunità per il Tor Viscosa di prevenire il pareggio e quindi rinforzare i supplementari. Salva Piccolotto, prova ad uscire il Chalice Muzane, occhio che non è finita. Di testa prima Grion, poi Nastri, lotta con Cucciardi. Pallone ribadito in centro da Godias, Donda ancora in avanti, Donda sbaglia, Brecche, Chalice Muzane con Battistin in avanti verso Acampola. Fuori misura il possesso del il passaggio in avanti del Chalice Muzane. Un minuto oltre il recupero concesso dal signor Christine, ma adesso non so bene quanto voglia ancora tenere viva questa partita. Buso, stiamo aspettando solo il triplice fischio finale del fischietto, che però lascia giocare. Questo è un fallo in attacco di Cucciardi e credo che a questo punto il match possa considerarsi concluso. Infatti l'arbitro ha dato un'occhiata al suo cronometro. Dagli altri campi, aggiornamenti da Cordenonse, qui è finale. Cordenonse ha battuto l'Asignano per 3-2. Si va ai supplementari invece a Pravisdomini, tra Pravisdomini e Procia, mentre il Torre è la prima finalista della Coppa Italia di promozione, trofeo Aldo Tortul, battendo per 2-0 il Flaibano. Qui mugugna il pubblico di Carlino e poi l'urlo liberatorio dei tifosi del Chalice Muzane, che salutano la vittoria degli Orange di Pino Vittore per 2-1 sul Maidomo Tor Viscosa. Una partita che nel secondo tempo è stata particolarmente frizzante e vivace, una partita che il Chalice Muzane ha condotto in porto guadagnandosi l'ammissione alla finalissima di Coppa Italia di eccellenza in Friuli Venezia Giulia, il trofeo Diego Meroi, che si giocherà il giorno della Befana, ovviamente in diretta su Udinese TV. L'applauso del Chalice Muzane, ma applausi anche al Tor Viscosa. Sono ancora sull'1-0 Gemonese e Vesna a Santa Croce nell'altra semifinale che è iniziata mezz'ora dopo. È finale a Rivignano nel recupero di promozione tra Rivignano e Camino, 1-1 il derby, quindi possiamo darvi anche questo risultato. Io direi da Carlino è tutto, saluto e ringrazio Alberto per l'impegno e l'attenzione alla riprese, alla regia qui da Carlino, ringrazio Giancarlo Celanti in regia in galleria Antivario di Udinese TV. Un arrivederci, ci vediamo domenica in diretta alle 18 a Sport Life. Ciao a tutti.